Potere è una parola strana, una parola importante, è inaggirabile in qualunque discorso che abbia a che fare con la vita umana su questo pianeta. È una parola ambigua e minacciosa qualche volta, ma non è detto che sia una parola solo di segno negativo, anzi, serve un potere. Abbiamo bisogno di potere anche come esercizio della volontà. E sono tanti i modi in cui gli uomini possono avere un potere, conquistare un potere, impossessarsi di un potere. Possono farlo con la violenza, possono farlo con la capacità, col talento, con la persuasione, possono farlo in gruppi di pari, oppure possono farlo affidandosi alla forza di un leader, lo possono fare in nome di un ideale, in nome di una discendenza familiare per eredità e diritto acquisiti, possono farlo in un giorno, in un pugno di ore o nell'arco di anni e decenni. È difficile inseguire questa parola, la verità ultima di questa parola, e forse è bene leggerla proprio in prospettiva nella storia del mondo, pescando vicende a diverse latitudini in diverse ore fatali. È quello che faremo in questo nuovo ciclo di lezioni di storia, intitolato appunto La presa del potere, organizzato dagli editori La Terza, come sempre, e dall'Auditorium Parco della Musica, Fondazione Musica per Roma. La storia del ciclo Lezioni di Storia è una storia ormai lunga, data al 2006. Eravamo in una sala proprio dell'auditorium, la sala Sinopoli, e 1200 persone, ma ce n'erano moltissime fuori, ascoltavano la lezione di Andrea Carandini, uno degli storici che sarà protagonista anche quest'anno. Era una scommessa, un azzardo, quello di portare la storia nella forma di una storia su un palco teatrale, in uno spazio meraviglioso come quello dell'auditorium. Perché si può dare una dimensione teatrale al racconto della storia, e benché gli storici magari allora fossero un poco recalcitranti, poi invece hanno trovato una dimensione di dialogo e di affetto con il pubblico, e il modello delle lezioni di storia si è sparso in giro per l'Italia, appunto ha creato altri cicli di lezioni di storia in varie sedi. E forse anche proprio per riprendere il filo di tutte queste esperienze, la compagine particolare di quest'anno, in cui i teatri sono comunque chiusi dalla crisi sanitaria che stiamo attraversando, è una compagine che porta vita dentro gli spazi teatrali. È un'alleanza strategica vera e propria. Dal Parco della Musica, dall'Auditorium, si apre un ponte che tocca 9 grandi teatri italiani. Lezione dopo lezione, da qui parte l'innesco e la lezione appunto comincerà su un altro palcoscenico, quello del Teatro Carcano di Milano in questa occasione, ma poi lo stesso Auditorium sarà teatro di una seconda lezione, ancora il Teatro Regio di Torino, il Teatro Grande di Brescia, il Teatro Bellini di Napoli, il Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro Verdi di Firenze, il Teatro Verdi di Padova, l'Arena del Sole di Bologna e infine il Teatro Storchi di Modena. Storici e storiche molto amati dal pubblico, studiosi di grande valore, appunto si troveranno in queste diverse piattaforme, verrebbe da dire, visto che stiamo utilizzando uno spazio fisico che si traghetta poi nelle case di chi appunto ci sta ascoltando.